un evento di eccellenza per tutta la cittadinanza italiana di La Plata, il Brindisi e l'opera italiana. Già le istituzioni di La Plata ci hanno abituato a eventi di gran merito e ovviamente Pieva, come sempre, non è da meno. Ormai da noi seguita e ammirata grazie alle tante occasioni che ci regalano d'incontro, questo giovedì ci propone veramente un evento di eccellenza per deliziare le menti più fini ed eleganti. Il Brindisi e l'opera. Vi siete mai domandati perché brindiamo? Avete mai capito perché esiste in tutte le culture e perché in quasi tutte le opere classiche italiane ne rappresentano uno? La storia, come nasce e perché? Tutto narrato dall'ingegner Guillermo Rucci, attuale consigliere della CGIE, che attraverso un interessante percorso tra storia e storica abitudine ci racconterà la ragion d'essere del Brindisi. Stimata esperienza nella rappresentanza degli italiani all'estero, Guillermo Rucci è stato per 12 anni presidente del Comites e come ambasciatore della realtà italiana all'estero propulsore di molte iniziative che oggi sono benefici acquisiti della comunità. Questa volta però si cimenta simbolicamente come direttore d'orchestra gestendo un elegante filologico tra opera e storia del Brindisi, che senz'altro delizierà la più raffinata e curiosa utenza. Il Brindisi operistico. Il Brindisi di fatto è una scena caratteristica dell'opera lirica, sostenuta dal coro che funge da sfondo gioioso all'atto puro del brindare. In questa occasione sarà il coro della Società Italiana di Brisso a rappresentare questo numero musicale con la direzione di Evangelina Bertola che ci racconta. È dall'anno 1993, da molto giovane, che io iniziai a dirigere questo coro. In questi 25 anni insieme, tantissimi membri sono cambiati. Ci sono ancora integranti nati in Italia e addirittura i suoi discendenti, ma anche persone che non hanno provenienza diretta da famiglie italiane che comunque ne fanno parte. Il coro si è dedicato a cantare in lingua italiana e in vari dialetti, raccogliendo il repertorio popolare da tutta l'Italia. A noi interessa molto cantare in dialetto perché sono le lingue che si ascoltavano nella vita quotidiana a Brisso 50-60 anni fa, quando gli immigranti arrivarono dall'Italia. Questo sabato siamo stati invitati dai piemontesi di La Plata per accompagnare l'evento e noi contribuiremo con un repertorio variegato che vi invitiamo ovviamente a presenziare per coglierne l'essenza e vivere un'esperienza unica. Un binomio perfetto, storia e musica che si interallacciano per narrare le gesta d'una in un delicato racconto dell'altra. Immancabile appuntamento per chi l'opera la segue e l'ammira. Per partecipare a questa conferenza audiovisiva possiamo informarci e iscriverci attraverso l'email di Pieva, Piemonte in Buenos Aires, che vi lascio qui di seguito. Poco manca, perciò non perdete tempo e dedicatevi una serata all'insegna del Brindisi nell'opera italiana.